Tutti e benvenuti nel mio canale. Lasciamo stare la mia piccola running light che ho a caricare, ma oggi parliamo di che cosa? Della propria postazione di lavoro in uno stile particolare. Mi è venuta questa idea in realtà facendo il video quello con mia nonna. Se ve lo siete persi, vi consiglio di andarlo a recuperare perché vi faccio vedere anche alcuni oggettini appunto vintage. Cosa appunto mi è venuto effettivamente in mente? L'idea è quella di mostrare e parlare delle idee di qualche oggetto appunto nello stile appunto comunque di vintage, se un po' vittoriano, un po' quegli oggettini lì che possono essere utilizzati volendo appunto per fare la manicure appunto in modo lavorativo. Ovviamente è normale che alcuni oggetti di questi non sono effettivamente professionali da utilizzare con delle clienti, ma può essere un'idea simpatica magari per utilizzarli magari per se stessi, quindi avere la propria personale prestazione da casa per farsi le unghie da sola, appunto con questo stile qui. Se l'idea poi piace, potrei finire a fare altri video come questi, appunto con altri stili, per esempio con il dark, con il, non so, kawaii e quant'altro. Anche magari volendo, mostrando più che altro dei link, quelle delle immagini di siti che magari vendono tot cose in quello stile. Qui invece al momento sono oggetti un po' che ho, altri che invece ci ho pensato, ma che non ho proprio di preciso visto, o comunque li ho visti di sfuggita, però appunto non li vendono solamente qui, o meglio lì. Poi ovviamente andando avanti col discorso capirete cosa intendo. Allora, la prima idea che mi è venuta è su questo oggetto. Questo. Cos'è? È semplicemente un porta stuzzichini con queste spadine. Ovviamente voi direte cosa c'entra. L'idea qual è? È il fatto di ovviamente togliere le proprie spadine perché qui c'è un furo qui e un furo qui sotto. Ma in realtà prendiamo ad esempio proprio questo qui dove effettivamente è il primo. L'idea qual era? È di renderlo un portapennelli. Ovviamente noi quando facciamo appunto le unghie usiamo diversi pennelli comunque per appunto fare le varie nail art. Quindi l'idea era, siccome esistono effettivamente i portapennelli, ci sono quelli classici, quindi che hanno semplicemente una cosa di plastica sottile e piccola, e poi le varie concole, conche per appunto appoggiare i pennelli. Ci sono anche quelli a forma di corona, comunque possono starci anche con questo stile, sono di solito tipo trasparenti e anche qui ne ho visti in stile appunto su Shein, ma sicuramente c'è anche tipo su Temu, Wish, non so se anche su Amazon, penso di no, questi qui, però insomma se ne trovano diversi di volendo alternative, però ovviamente noi abbiamo questo che può essere comunque carino da utilizzare. Ovviamente io ho questo, però so che non è detto comunque anche che si trova comunque in giro. E appunto è un'idea simpatica, soprattutto se comunque mi piace il dorato. Altra idea invece è quella per i porta spingi cuticole, quelle solitamente in buccia d'arancia, a meno che non le usate in plastica, però anche con lo stile ci starebbe poco. Io ho trovato questo qui, cioè questo cofanetto è in ceramica, questo qui ha questa rosa ricamata sopra, cioè ricamata, oddio, disegnata sopra, ed è effettivamente comunque fattibile. Può anche volendo essere utilizzato, per esempio, come, non so, ciotolina per tipo mettere sopra, tipo, farvi capire, mettere il dito così, spargere, per esempio, una polvere glitter o una qualche polverina, e poi appunto le mettere da dentro e da qua spostarla nel barattolino, per esempio. O comunque può essere utilizzata su qualcosa del genere, appunto, nella propria postazione, che comunque ci sta, è carino da vedere. Ovviamente, ripeto, non in forma professionale. Un altro invece che ho è questo oggettino qui. Ha questo tappo, quindi la forma più grande è questa. Potrebbe fungere bene come bicchierino per metterci
tipo lo spirito quando andiamo a lavorare con l'acrigel, o comunque un quanto di questo genere che comunque ci serve a bagnare il pennello e poi appunto stendere sull'unghia. E può essere comunque una cosa simpatica perché effettivamente è fattibile. Possono essere anche utilizzati proprio dei veri e propri bicchierini, magari appunto un po' tipo in cristallo, come magari no. E ad esempio, in alternativa, nella versione appunto più professionale e moderna, ho questo qui. L'ho fatto vedere tempo fa anche in un mio Wiki vlog di, come c'era ancora scritto nel vlog, è probabile, oppure sempre nel mio Wiki vlog. Se si vede, vedete, ha questi riporti in 3D con questo stile, ha proprio questo cornice, con questi girigori, cioè insomma rende effettivamente comunque lo stile, però ovviamente è una forma comunque più professionale, perché comunque se lo vede una persona normale, insomma, non pensa che vogliamo siamo impazziti, e comunque ha il suo beccuccio che comunque è comodo perché si gira, quindi è bloccato e comunque insomma si riempie e quant'altro. Un'altra cosa che si può utilizzare anche effettivamente anche in modo professionale sono tipo questi piccoli vassoietti. Io questi non li ho comprati da qualche altra parte in particolare, cioè ce l'aveva mia nonna, però anche appunto anche questi si trovano tipo su Shein, ho visti di simili, anche sicuramente su Amazon, ripeto, anche ovviamente sono dei mini vassoietti. Possono essere carini per usarli, per esempio mescolare dei colori per qualche nail art particolare, può essere appunto utilizzata come base anche qui per spargere qualche cosa, e per delle foto, insomma comunque se noi lo vediamo così alla fine dice vabbè è particolare perché comunque si vede che è tipo vintage, comunque dovrebbe rimandare a quello stile. Però comunque non ci sta male se comunque utilizzati, anche perché poi essendo comunque questo qua in questo esempio in acciaio si può anche sterilizzare e può essere comunque un'idea carina. Per il resto appunto che altro? Qui passiamo invece alle idee. La prima cosa che mi viene a pensare è che oltre a questi ne ho visti alcuni anche tipo in tipo plastica barra pietra, vi ho fatto vedere in un video, nel video tipo scorso, penso, non so, adesso vi preciso quando uscirà questo, ma comunque penso di averlo fatto vedere nel vecchio video che uscirà, credo, ripeto, prima di questo, una specie appunto di pietra piatta dove appunto si mescolano i colori, che però appunto anche quello io uso comunque per fare le foto. Ecco, tipo quello ne ho visti in una versione con una specie di cornice appunto tipo dorata, barra argentata, sempre appunto un po' con questi riporti o queste fantasie qui, che ha un classico poi di rimandare al vintage un po' tipo Queen, un po' così, e appunto sempre mi pare su Shein, comunque sempre ripeto su quei siti comunque più o meno simili, che possono avere degli oggetti un po' di questo tipo, come fatti comunque però apposta per appunto le unghie. Un'altra cosa per appunto le unghie. Un'altra cosa che invece può essere utilizzata tranquillamente anche nel mondo appunto normale del nostro lavoro, quindi in modo professionale, è un pennello, ossia cercare un pennello magari che so vintage o ufficiale, oppure che semplicemente abbia lo stile che rimanda a quello. Per esempio adesso c'è un marchio che non so il nome o almeno non me lo ricordo, che si vede molto più spesso adesso in giro sulle varie piattaforme, di trucco che purtroppo è lo stesso stile, anche specchi, appunto pennelli, e ha un po' quello stile lì appunto sul vintage, e quindi non ci sarebbe per nulla male trovare un pennello un po' di questo genere. Ci sono anche esempi di pennelli a forma di rosa, di solito magari utilizzati per il trucco, però si possono tranquillamente utilizzare appunto per spolverare insomma le nostre unghie. Sicuramente se andiamo invece sui pennelli classici proprio per la nail art, credo che si possano cercare semplicemente una cosa un po' elegantina, tipo in metallo o tipo su un fondo di un colore unico e basta. Cioè, invece magari di optare con la plastica, magari si va sul metallo per cercare giusto per stare un po' più a tema, se proprio è. Poi le forbicine. Ecco, ci sono delle forbicine effettivamente che sono appunto nello stile vintage, sia che sono davvero vintage, sia che invece semplicemente sono appunto moderne, però in quello stile, e sono magari a forma che sono anche di uccellino,
di farfalla, oppure sono semplicemente appunto con il bordino dove appunto infiliamo insomma le dita e quant'altro, che hanno proprio tipo fiorellini, hanno dei ghirigori, che sono insomma fatti in modo particolare e quindi che comunque sono comunque sempre disinfettabili e quant'altro e comunque o sterilizzabili, insomma, che comunque insomma ci stanno nello stile, sono comunque anche professionali, perché ripeto, sono comunque delle formicine, non è che diciamo stiamo facendo chissà che cosa, e sono comunque belle, insomma, sono formicine. Poi un'altra idea è appunto, come ho detto, quella del bicchierino, semplicemente perché anche quella nessuno vi guarderebbe male se trattate un bicchierino di cristallo, o comunque che riporta un po' a quello di Vibes lì, anche perché quello che vende molto spesso si vede comunque un bicchierino di vetro, che magari abbia qualche sfaccettatura in più o in meno, diciamo che cambia un po' poco. Oppure volendo anche proprio la vera e propria bottiglia di cristallo, volendo, ripeto, anche magari non essendo completamente in cristallo. Tipo quelle che a volte si vedono un po' anche per tipo versare l'olio che all'epoca magari si usavano, che sono magari non sono in cristallo ma che sono comunque in vetro. Ecco, tipo là magari possiamo metterci l'olio percutito, scusa, non éclair, invece appunto di quello che vi parlavo prima dello spirito per l'acrigel, è quello finale, quindi comunque ci mettiamo il batuffolino sopra. Versiamo piano piano la bottiglia e comunque insomma in questo modo possiamo utilizzarla così. Quello diciamo è un po' un option, al momento volendo si può anche evitare. Oppure un contagocce. Nell'effettivo come olio per cuticole appunto c'è chi utilizza la bottiglietta, ma ci sono anche proprio effettivamente le bottiglie in contagocce appunto fatte per olio per cuticole. O per la pianta del piede, perché poi dipende. Poi noi possiamo versare questo prodotto in un vero e proprio contagocce, però in uno stile più antico. C'è anche quello in versione spray, perché magari sono quelli che hanno le bottiglie per i profumi, appunto, da ricaricare. Volendo, insomma, se si può fare così. Ci sono quelli comunque in questo stile, un po' appunto vintage, che ricorda un po' su questo stile qui. E può essere comunque carino, e ripeto anche qua, volendo, in base a quella che prendete, può essere comunque neanche mal vista, volendo. E nulla, queste sono un po' le idee che ho pensato io per poter fare una postazione in questo stile per gli amanti che a cui piace. Sia con veri e propri oggetti vintage, sia ovviamente diciamo una versione di idee di cose che possono effettivamente ricordare quello stile senza esserlo per forza, come appunto questa, che non lo è effettivamente, è veramente vintage, però dà queste vibes qui per i riporti e le varie cose. Per il resto, come ho detto, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare qualche video di questo genere. Magari appunto con tutti quanti gli screen di prodotti di questo genere, appunto più che altro con altri stili. In caso mettete anche mi piace così capisco che il video vi è piaciuto e iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete i prossimi video che usciranno. Per adesso potete seguirmi anche sui miei social così che vedete novità, spoiler, sondaggi e quant'altro. Per adesso ci vediamo al prossimo video.